Ed eccoci qua, scambio figurine, in diretta itinerante, sono un po' in ritardo, ecco perché sono in movimento, avrei voluto arrivare sul posto per essere fermo e quindi per non dare adito ai nostri amici che mi dicono sempre non fare dirette mentre guidi perché non va bene, è vietato. Spero che tra i nostri amici non ci sia un esponente delle forze dell'ordine, anche se so che ce n'è uno che lo faceva, presumo. Non vorrei sbagliarmi, però insomma questo è quello che riesco a fare, ho tutti gli incastri, in più mi si è aggiunto un incastro improvviso e quindi ho dovuto tardare quei pochi minuti che comunque mi fanno essere qui con voi per raccontarvi le ultime cose di questa settimana. Come avete sentito non sono ancora in forma perché comunque ho ancora un po' di abbassamento di voce, un po' di raucedine, un po' di laringite, faringite, ingite, tutte le cose che finiscono in gite. Infatti sto facendo una gitarella in mezzo alla campagna per raggiungere la mia meta. E niente, insomma, cominciamo questa diretta con un ringraziamento. Cominciamo con un ringraziamento alla rubrica del più votato della settimana, del più feedbackato della settimana, la più feedbackata della settimana, che ecco è arrivata anche Monica. Ciao Monica, che insomma, ha fatto anche lei di tutto per seguirci, incredibilmente. Non so perché ci tenga così tanto. No, a parte gli scherzi. Allora, dicevamo, ringraziamo il più votato della settimana, che questa settimana è stato Davide Mille. Davide Mille, che è un carissimo utente con cui ogni tanto parlo, che mi dà sempre tanti consigli, che darò anche questa sera per tutti voi. Davide Mille, utente Davide Mille, poi non si chiama così, però per la privacy non sto ad esporre o comunque a dire il suo nome. Davide Mille questa settimana ha preso ben 9 feedback positivi. 9 feedback positivi, che direi che è un bel bottino, che significano 9 scambi, e sono andato a cercarmi e a leggermi i suoi feedback e ne ho presi, adesso qui il mio solito foglio di appunti, che stavolta ho fatto in modo regolare, non fatto sulla con carta e penna. E niente, questa settimana appunto ho ricevuto dei feedback positivi, li vado a leggere alcuni. Ci tengo a leggerli perché danno appunto lo spessore della persona, cioè il calibro, diciamo, dell'utente cui. L'utente che è Davide Mille, un carissimo utente, e lo capirete dai commenti. Sentite un po'. Mi dico, persona squisita, oltre a scambiare è un piacere chiacchierare con lui, scambio perfetto. E questo è una cosa che mi piace, si creano delle dinamiche strane tra voi che vi parlate, vi scambiate, vi dite delle cose, mi fa piacere. Un altro più stringatamente, però comunque ha detto 3 parole fondamentali: gentile, cordiale ed affidabile. Direi che si racchiude proprio lo spirito, l'essenza di scambio figurine. E un altro, e io so chi è, lo sa anche lui, secondo scambio, ed è un vero piacere avere stretto amicizia, regala emozioni. Dopo questa io non so più che cosa aggiungere, perché queste cose sono cose che mi riempiono di gioia, e spero che anche voi continuate a scambiare, ad avere questo approccio verso le persone, verso gli utenti che scambiano con voi le figurine. A proposito appunto di Davide Mille, che ha ricevuto 9 feedback, però è in testa alla top 10 dei più feedbackati di scambio figurini in assoluto. Proprio ha ricevuto ben 124 feedback positivi. Non so se lo sapevi Davide, che tu eri Davide Mille, non so se lo sapevi che eri in testa alla top 10, però te lo dico io in questo momento. Abbiamo anche dei nuovi arrivati, che sono Daria, grande Daria, vive il sole, e il mitico Luca Seven Mollo, che è il mitico, il nostro MacGyver, che si ingegna nel fare scatole, loghi su A4, immagini dell'Italia con il dettaglio dei suoi scambi, insomma un grande, un grandissimo. E niente, volevo darvi la classifica, che comunque vede in testa, come dicevo, Davide Mille, secondo un utente che non conosco, si chiama Scambio Figurine,
conoscete voi? No, vabbè, comunque io non sono in gara, diciamo, però sono il secondo, ma non faccio certamente questa gara. Poi abbiamo Silvia 11, che ha 200 milioni di raccolte, Barbuti Loris, Daria che non è la Daria che abbiamo qui, ma è un'altra Daria, e poi dopo abbiamo Falisco 1974 con 104 feedback, Angelo 77, Kiki J, che è la nostra Cecilia, una beta tester del sito Scambio Figurine, Ema 75 e Roby. Ripeto, Davide 1124, Silvia 11 119, Barbuti Lori 117, Daria 115, Falisco 1974 114, Bruno 104, Bruno 75, Angelo 77 103, Kiki J 93, Ema 75 92, Roby 88. Quindi istituiamo anche questa rubrica della top 10 della settimana, cercate di scavalcare Davide 1000, comunque Davide 1000 si diciamo diventerà ancora più top, perché magari sarà anche lui il miglior feedbackato della settimana prossima. Oh, passiamo a un altro argomento che anche qui è una cosa nuova. Niente, praticamente vi parlo di Arianna. Voi direte: ma chi è questa Arianna? Arianna è un utente che ha scoperto Scambio Figurine su Instagram e ha iniziato a seguire Scambio Figurine, e io di conseguenza rifollowo, se si può, rifollowo Arianna, che si presenta con il nome Diario di Bellezza, perché lei è una appassionatissima di, ho scoperto dopo ovviamente, una appassionatissima di make-up, di cosmesi, ma anche di libri, le piace leggere tutto, di tutto, di più, e sul suo blog, che vi invito a visitare perché è su www.diaridibellezza.it, di Ari, appunto ha questa rubrica, queste recensioni sia di prodotti di trucco, di make-up, di cosmesi, ma anche di libri. Allora, vedendo che ci sono delle recensioni di libri, ho detto, ma gli ho proposto, ma perché no? Arianna, dico, ma parliamone, Arianna, ma perché non, visto che sei soddisfatta della tua esperienza su Scambio Figurine, non fai la recensione su Scambio Figurine? Arianna ha fatto la recensione, la prima recensione ufficiale di Scambio Figurine nel mondo, cioè non parliamo solo di Scambio Figurine dentro Scambio Figurine, ma anche fuori se ne parla anche in blog che trattano di recensioni di libri e di altri oggetti o di altri argomenti. La ringrazio ovviamente e vi invito a visitarlo, perché comunque andatevi a leggervi la recensione, che insomma è scritta molto bene. Lei ha provato il sito sia da utentessa, da utente, e sia da persona che fa una recensione, e quindi diciamo ha questa doppia veste, però è interessante perché ci sono appunto recensioni di libri, se siete appassionati di libri, se siete appassionati di trucchi, soprattutto il pubblico femminile, ma anche no, anche quello maschile, perché quello maschile, ad esempio, io gli ho chiesto subito una crema antirughe, perché insomma, vedete, le zampe di gallina qua abbondano, e quindi ho chiesto subito se poteva darmi qualche indizio su qualche crema per mantenere questa bellezza, così lei potrà fare una recensione sul diario di bellezza. La ringrazio ancora, diaridibellezza.it, vi lascio poi tutti i link, diciamo, sul post, e andiamo avanti con una cosa che riguarda ancora le figurine. Riguarda le figurine, e ringrazio Enzo, che credo sia presente, adesso non lo vedo, però se non c'è ci sarà, Enzo che mi ha diciamo segnalato che questa domenica 9 giugno si svolgerà la festa degli amici cucciolotti. Se fate la raccolta di amici cucciolotti sapete che questa raccolta vi consente di scambiare e di finanziare, tra virgolette, dare un contributo all'EMPA per la gestione, e ai volontari che si offrono per grande Enzo, c'è grande, che si offrono per salvare gli animali. Infatti l'evento è lo scambio delle figurine che salvano gli animali. È un'iniziativa bellissima, vi darò anche qua il sito, comunque il sito della Pizzardi Editore, scusate, mi devo curare. Ciao Mary. C'è un'immagine dell'Italia, cliccando sulla vostra regione
muoio. Potrete scoprire dove si tengono gli eventi e andateci. Se ci andate, perché no, portatevi dietro un logo di Scambio Figurine stampato, le vostre, i vostri export delle situazioni doppie mancanti, e magari potrete trovare nuovi utenti che magari o avete conosciuto sul sito oppure che lo conosceranno grazie al vostro export. Quindi domenica 9 giugno vi lascerò anche qua tutti i link e tutti i dati fondamentali. Buon divertimento se ci andate, fate una cosa buona, perché comunque questi animali hanno bisogno di loro, di noi, ma anche di voi. E avanti così, insomma, vediamo cosa salta fuori. Se avessi avuto tempo mi sarebbe piaciuto farvi tipo un buono tipo, se ti registri con questo codice allora vivi una giornata da donatore, sai, quelle cose, ma non sono ancora attrezzato, non sono ancora Amazon, e quindi insomma quando ci arrivo probabilmente farò delle dirette dalle Hawaii. Niente, andiamo avanti, raccolte, questa benedetta raccolta dei superfoodies, non ne posso più. I superfoodies praticamente ci stanno facendo impazzire. L'altra mattina mi ha contattato, ieri pomeriggio a dire il vero, mi ha contattato Aldo, che ha detto, c'è anche Gigio, ciao Gigio, mi ha contattato Aldo che mi ha detto, guarda che c'è una situazione un po' promiscua nelle raccolte delle superfoodies, che io ho fatto in un'unica raccolta, S lunga e edicola o S lunga, ma ci siamo accorti, anzi lui mi ha fatto notare che la figurina 1 di S lunga è diversa dalla figurina 1 dell'edicola. Ma cacchio, ma casa editrice di superfoodies, chi cavolo siete? Ma che cosa combinate? Quindi tutto questo casino ha fatto sì che ho riseparato le due raccolte. Quindi se state facendo la raccolta di superfoodies, vi ho anche scritto sul sito a tutti quelli che fanno quella raccolta, però se la state facendo dovete purtroppo, perché non potevo io decidere quale fosse la figurina 1 dell'uno o dell'altra, quindi dovete farlo voi, andare a mettere giustamente la figurina 1 edicola nella raccolta edicola e la figurina 1 S lunga nell'S lunga. Una volta fatto questo, piano piano la vecchia raccolta si svuoterà e svuotandosi ovviamente morirà di morte propria, e quindi così. Quindi superfoodies l'abbiamo sistemato, speriamo. Abbiamo aggiunto oggi la UEFA Champions League 2014-2015. Nei prossimi giorni aggiungerò anche delle cose nuove per le sorpresine Kinder, che grazie a Monica Kinder mi ha segnalato giusto ieri l'altro sera, non mi ricordo. E vi invito ovviamente a chiedermi altre raccolte. Se avete bisogno che inserisca le nuove raccolte, scrivetemi. Nelle prossime settimane inserirò tutto il mio arretrato, ho 200, fatto il conto oggi, 227 album da aggiungere, non finirò mai, però insomma è il mio obiettivo, riuscire a darvi più raccolte, perché così potete fare scambi incrociati e avere più possibilità di scambi e concludere più album. Sono in arrivo nuove funzionalità, piccole cose che comunque porteranno migliorie alla navigazione, all'interfaccia grafica, al motore per rendere il sito sempre più rapido, sempre più veloce. Questo mi richiede del tempo, però sono tutte lì, sono tutte cose che ho lì in canna, pronte, che non vedo l'ora di darle fuori. Un'ultima cosa che voglio dirvi, i consigli per gli scambi. Davide Mille, utente preziosissimo questa settimana, molto feedbackato, top 10 e consigliere di fiducia di Gianluca su Scambio Figurine, è: quando fate gli scambi, che mettete le vostre figurine dentro la busta, mettete la busta, scrivete il vostro indirizzo e la busta arriva, e alla fine, soprattutto per quelli che fanno molti scambi, uno vede, non so, Gianluca Cippalippa, abitante in via Snap, codice movimento postale, città, e che cacchio è Gianluca Cippalippa? È Scambio Figurine? È Mary? È Gianji? È Gigio? Non lo sappiamo. Quindi, dentro la busta mettete anche il vostro username, oppure fuori dalla busta, nell'indirizzo, mettete tra parentesi username, in modo tale che chi riceve la busta riesce a collegare cognome e nome a username, e a quel punto il gioco è fatto. Premetto che questa cosa, in teoria, con una nuova funzionalità che ho intenzione di sviluppare, potrà essere superata dal fatto che voi potrete marcare dei messaggi come importanti.
Quindi, così come succede in WhatsApp, potete mettere il cuoricino sul vostro messaggio e a quel punto ci sarà un filtro che dirà fammi vedere solo i messaggi importanti. Andando a vedere i messaggi importanti, se avrete messo il messaggio importante, l'indirizzo, a quel punto avrete già chi è lo username e quindi non avete problemi. Ma questo serve soprattutto perché se ti devo dare un feedback, devo sapere chi sei. Cosa succede in questo caso dove non so chi sei? L'utente scrive Gianluca e Gianluca dice ok, ti faccio una ricerca nei messaggi e vado a beccare i vostri indirizzi. È una cosa che cerco di evitare, proprio per un discorso anche di privacy, io vedo i vostri indirizzi, non dovrei, però insomma mi viene chiesto, quindi cerco di darmi una mano. Però se riuscite a farlo è una piccola cosa, è una piccola cosa che aiuta chi riceve la busta e vi può dare un buon feedback, un bel feedback positivo. Basta, ho detto tutto. Sempre di corsa, mi hanno detto che sono troppo lungo, io però ho tante cose da dirvi e niente, non aggiungo altro. Questa settimana non ci sono state donazioni, è lo stesso perché comunque queste cose mi riempiono di gioia, messaggi, valutazioni, feedback, vedere che scambiate, io sono molto contento di questo. Quindi, avanti così, vi saluto, scappo. Quando arrivo a casa vi preparo il video su YouTube se non riuscite a vederlo su Facebook, vi preparo l'audio per il podcast e avrete la vostra notifica per rivedere questo video. Io vi saluto, un bacio, un abbraccio come dico sempre, scambiate, siate felici e ci vediamo presto. Buona serata.